Numero 3. Approvazione del regolamento della disciplina dell'imposta municipale unica IMU e determinazione aliquote. Diciamo che a livello tecnico abbiamo utilizzato l'impianto del regolamento con leggere modifiche fornitoci e discusso in Unione dei Comuni, con l'Unione degli Antichi Borghi. Diciamo che l'aspetto più rilevante è che l'amministrazione e la Giunta non ha ritenuto di ritoccare le aliquote in rialzo. Questo diciamo che è uno sforzo che ci siamo imposti, che sicuramente non porterà nelle casse del Comune un introito maggiore o presunto tale, ma d'altra parte con il periodo di recessione economica che stiamo vivendo, comunque chi tira fuori i soldi sono sempre le stesse persone, e noi per un senso di responsabilità e anche di, se volete, di solidarietà nei confronti dei nostri cittadini, abbiamo ritenuto che ciò che aveva deciso con una legge dello Stato, il famoso Salva Italia di Monti, in cui c'era dentro questa roba qua, fosse già ampiamente pesante nei confronti dei cittadini, e dunque ecco, la cosa che ci teniamo a sottolineare è proprio questo, che non abbiamo alzato le aliquote né della prima casa e neanche delle seconde case. Non so se vuol dire qualcosa a livello tecnico sul regolamento. La parola del regolamento di alcuni Brevemente, per l'impianto che diceva Simone, che comunque sia riprende un po' dall'altra parte quello che era la disciplina del DIC, perché praticamente il regolamento non fa altro che disciplinare vari aspetti specifici dell'imposta, e quindi troviamo adesso una novità che appunto è stata introdotta appunto dal decreto Monti, quindi della legislazione fiscale, la base imponibile, che viene sostanzialmente adesso determinata il valore costituito applicando praticamente la modalità del reddito, un coefficiente moltiplicatore. Questo moltiplicatore praticamente è la unità sostanziale, sono state aumentate 160 per i fabbricati classificati nel gruppo A, 140 per i fabbricati nel gruppo B, e nelle categorie C5, poi abbiamo 80 come moltiplicatore per le categorie 10, 60 per i fabbricati nel gruppo B e 55 per i fabbricati classificati nella categoria C. Poi il regolamento prevede la determinazione del valore dell'area prima commercio delle aree fabbricabili, in questo caso qui sarà praticamente la base imponibile delle aree fabbricabili determinata dal valore dell'area prima commercio, sarà la Giunta con una propria deliberazione a stabilire periodicamente questi valori denari medi. Poi il regolamento, ecco, contiene la parte relativa alla determinazione aliquote, che sono state appunto confermate per sono le aliquote servizi allo Stato, si dà la possibilità ovviamente non è in questo anno, perché anche l'anno diciamo si sta orientando in grado di vigore dell'imposta. Il regolamento poi al Comune dà la possibilità appunto di variare il momento di diminuzione della aliquote per essere appunto alla modulazione dell'imposta. Le detrazioni, ecco, per le detrazioni anche qui la normativa praticamente rispetto all'ICI, ci prevedeva una detrazione per la detrazione di 103 euro, la normativa praticamente ha previsto che la detrazione per la detrazione principale è pari all'euro 200 per i genitori di donne e figlio convivente, dimorante nella famiglia fino a 26 anni, 50 euro per ogni figlio da 26 anni. Il regolamento poi disciplina le modalità di presentazione dei versamenti, il differimento, quindi la possibilità che si possano appunto differire i pagamenti del primo e del secondo semestre dell'anno, disciplina poi la materia dei rimborsi delle compensazioni e l'attività poi ecco, di accertamento e di controllo, che questa poi che verrà appunto gli uffici comunali a dover ovviamente effettuare queste attività specifiche, e ovviamente prevede degli incentivi per l'attività di controllo con un fondo fissato nella misura del 100% calcolato sulle entrate complessive, fondo che comunque non potrà superare il valore massimo di 5.000 euro. Per quanto riguarda poi l'articolo previsto alla direzione del pagamento, si dà la possibilità da parte del Comune di contravalutare sulla base di richieste
al contribuente di conferire il pagamento dell'imposta in caso di accertata situazione economica. In questo caso si stabilirà praticamente una ripartizione fino a un massimo di 24 rate, quindi la sospensione sarà appunto dell'ISI. E poi c'è la parte finale del regolamento che è dedicata alla discussione coattiva. In questo caso il Comune potrà appunto procedere ad emettere provvedimenti di riduzione, e in questo caso sarà il funzionario responsabile della gestione del tributo che verrà nominato appunto dal sindaco che era rappresentante, che eserciterà le funzioni legate perché ha l'incarico procurato delle somme stabilite. E poi abbiamo la sanzione contenzioso e quindi la parte finale del regolamento. Regolamento che è il rigore del 1 gennaio 2012, sono praticamente l'area fiscale, quindi tutti i regolamenti in materia che sono adottati entro il termine del prossimo bilancio sono rigore dalla data del 1 gennaio. Sul testo del regolamento abbiamo un paio di passaggi che volevo segnalare, ma di altra comunicazione. Esatto, gli uffici. Se voi andate a pagina 9, primo paragrafo, quindi pagina 9 del regolamento, si considerano regolarmente eseguiti versamenti effettuati da un titolare o che persona fisica, anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore, sarebbe opportuno eliminarlo per un discorso proprio poi di individuazione di controllo, esatto, perché adesso poi parlo di diversamente l'hanno fatto con il modello F24, quindi questo terminerà necessariamente poi il fatto che è fatto da uno, gli altri non concordano, però per il controllo. Quindi il suggerimento sarebbe quello appunto di togliere questo aspetto qui. Okay. E poi al comma 4 del medesimo articolo, quindi siamo sull'articolo 11, soggetti passivi effettuano il pagamento dell'imposta comunque al comune e allo Stato. E adesso c'è anche il discorso che ha fatto il pagamento dello Stato. Per le quote rispetto a competenze in due rate di pari importo scaduti da prima il 16 giugno e il 16 di dicembre. Anche qui la data non la prevede giugno e dicembre, per cui da questo punto di vista lasciare il 16 non sia. Perché lasciamo mettere in due rate di pari importo come la scadenza stabilita. Sì, perché rischiamo di avere poi una data che possa essere modificata con il regolamento delle cose che stanno in atteniamoci a quello che è, diciamo così, la sua data entro giugno e dicembre. Esatto, questo per rendere la data se non si avviano all'interno poi delle ok, vi sono osservazioni? Favorevoli? Favorevoli, 7. Astenuti? 21. Contrari? Nessuno. Sono due, una per l'input e una per il regolamento. Sì, è perché la prossima regolamento è determinata di quella, è una domanda. È immediata eseguita, dichiarati. Favorevoli? Astenuti?